Su di me, ma prestate attenzione, perché questa volta la mia storia sarò io a raccontarla. Quante menzogne ho detto sul mio conto. Fin troppe volte il mio nome è stato affibbiato con epiteti fasulli. Mi hanno dato del ladro, del vile, del traditore. Io e basta ho salvato Roma dalle rivolte popolari. E questi, come unico ringraziamento, hanno sabotato la mia candidatura a console per invidia. Il potere al popolo è utopia. È solo una fantasticheria per coloro che la vita reale non l'hanno vissuta mai. E io ho detto queste precise parole. È come concedere ai corvi di beccare sulle aquile. Utopia. Beh, uno ha sentito queste mie parole e ha deciso che forse non era il caso di farmi parlare ancora. Eppure io sono ancora qui, a parlare a voi. Perché ogni volta che qualcuno mi ascolta, magari un briciolo della mia sapienza rientra in lui. Io spero che con il discorso di un uomo tradito dalla propria patria, perché io sono stato tradito da Roma, Roma, la città per cui io sarei morto, mi ha ucciso? Ma vedo un velo di schifo nei vostri occhi. Traditore? Sì, traditore. Se questa è la parola che si usa per descrivere ciò che io ho fatto, allora ne vado fiero. Sono un traditore. Io ho tradito la mia patria per poterle permettere di essere il più grande impero di tutti i tempi. Ma non mi hanno ascoltato. Infatti l'impero è caduto. Signori, io ora vi dico che l'impero è caduto per colpa mia. Per un ricatto a cui io ho ceduto. Quindi, signori, io vi ringrazio e vi lascio alla musica.
Thank you.